The King of Games, il re dei giochi. È iniziata la partita, quanto dura questa sfida, fa attenzione anche tu. Ciao a tutti ragazzi, il nuovo episodio di The King of Games. Come promesso, continua la scalata alla ricerca di Charizard G scromatico. Riaprendo tutte le confezioni di Destino Sfuggente, che ormai sono un vero gioiello e sono molto ambite dai collezionisti. Pensate, non è uscita neanche da... quanto? 5-6 mesi massimo, ed è già introvabile. Se non l'avete già fatto, mentre sto aprendo questa mastodontica confezione, mettete like al video, condividete, iscrivetevi al canale, attivate la campanella se non volete perdere nemmeno un video di Pokémon, gioco di carte collezionabili. Ecco qui la mitica collezione di poteri supremi. Vi do un'anticipazione: come ultimo video apriremo l'Ultra Premium Collection, uscita solo in America, quindi stay tuned. E se volete delle news su Pokémon e quant'altro, potete anche visitare il nostro blog thekingofgames.it. Se volete qualche carta singola, anche da collezione, rara, qualche pacchetto raro o qualche prodotto appena uscito di Pokémon, potete chiederci tranquillamente via messaggio su Instagram e Facebook, oppure via mail a info@thekingofgames.it, oppure via telefono allo 0432 144 7290. Ecco qua. Qui dentro c'era anche un posterazzo che sostituiva il playmat. Mannaggia a voi Pokémon che non stampate i playmat qui in Europa e in Italia, ci date i poster. Porca miseria, bellissimo, tutto quello che vuoi, ma voglio il playmat, non voglio il poster. Adesso sbatto i piedi e comincio a piangere. Dovete sapere che in una confezione di queste, noi, aprendole per fare le bustine da vendere singole a chi interessano, abbiamo trovato una carta completamente foil, senza nessuna carta stampata sopra. Io non so quanto possa valere, ma nel dubbio l'ho tenuta, perché è davvero bellissima. La foilatura di una full art, di una fuoriserie, ma non ha stampato niente sopra. Peccato, mi sono dimenticato di portarvela, perché sennò ve la mostravo. Ecco qui le tre bellezze di questa confezione stupenda. Solgaleo, Rayquaza e Lunala, che fra parentesi sia Solgaleo che Rayquaza sono anche giocati nel gioco competitivo, quindi ben fatta. Qui abbiamo un po' di bustine di Destino Sfuggente, 7 per la precisione. La carta codice per sbloccare questa confezione online, se sbustiamo bene bene ve la regalo, promesso. E la carta gigante di Rayquaza GX in versione Jumbo. Bene, proseguiamo la nostra opening. Ecco qui, fantastico ragazzi. Dai, speriamo bene. Qui abbiamo un po' di santini che ci portano fortuna. Ecco qua, partiamo da Charizard. Poi chiuderemo con Charizard, dai, cambiamo un po' le carte in tavola. Fatemi sbustare Charizard GX, vi prego. Riempite queste giornate tetre, colpiti da questo virus maledetto. Pikachu, Voltorb, Koffing, Cubone, Geodude, energia a buio. Trappola di Koga, strategia di LT Surge, Chansey, Metapod e Weezing. Tra parentesi, LT Surge nell'anime non c'è più come capo palestra. Non vi spoilerò il perché, anche perché non si sa, quindi speriamo ritorni. Mi sa che questo codice dovrò darvelo, perché c'è qualcosa di bello lì. Paras, Psyduck, Charmander, Magikarp, Slowpoke, Energia Psico, Chansey, Tenacia di Brock, Scyther, Knightens di Alola, GX, Shiny. Non cambia assolutamente nulla tra Shiny e normale, ma è Shiny.
Ecco qua. E il codice ve lo siete meritato, un bel codice di destino sfuggente che ha un bel value, ha un bel valore. C'è un nostro cliente qua che dice sempre value, allora me l'ha messo un po' in testa. Allora, vediamo un po'. È sempre da quella parte il codice, non cambia. Cubone, Jigglypuff, Eevee, Caterpie, Paras, Energia Lotta, Tenacia di Brock, Scyther, Jinx, Kirlia Shiny e Mr. Mime. Not bad, not bad. Molto molto bene. Continuiamo con Charizard. A inizio, metà e fine video avevamo Charizard, quindi speriamo che questo porti bene. È sempre di là, non cambia. A questa volta facciamo in modo che la Shiny sia per ultima. Magikarp, Geodude, Clefairy, Eevee, Ekans, Energia Buio, Jinx, Charmeleon, Chansey, Zapdos e Zurkitree Shiny. Questa confezione mi piace già più delle scorse aperture. Siete d'accordo con me? Adesso il trio delle meraviglie, vediamo un po' cosa troviamo. Cominciamo da Mewtwo. Non vedo l'ora di aprire la Ultra Premium Collection insieme a voi. Sarà un bel super video. Voltorb, Cubone, Geodude, Eevee, Jigglypuff, Energia Fuoco. E signore, qua c'è un'altra carta bella. Scyther, suggerimento di Sabrina, addetta del centro Pokémon. Mew e Weilala Buzzwole Shiny GX. Che bella opening. Signori, giudicate voi. Queste le mettiamo di qua. Questo ve lo regalo. Eccolo qua. Se voi mi fate trovare bene, io vi regalo anche tutti i codici. Basta che mi fate trovare bene in ogni bustina. Mandatemi i vostri influssi positivi. Ecco qua. Allora. E qui, boh, non penso che ci sarà nulla. Alla fin fine abbiamo già trovato tante cose. Voltorb, Pikachu, Jigglypuff, Ekans, Koffing, Energia Psico, addetta del centro Pokémon, Metapod, suggerimento di... Signori, io ho visto oro. Non vorrei sbagliarmi, ma ho visto oro. Allora, scavicchio, ma non apro. Mamma mia, signori, mamma mia. Allora, Mr. Mime e Tapu Fini oro. Sì, finalmente! Allora, dovete sapere che di non so quante bustine abbiamo aperto, non abbiamo mai trovato una oro. Questa è la prima oro che abbiamo trovato. Fantastico. Best opening ever. Che dire? A voi in su i commenti. Ultima bustina, la apriamo in scioltezza perché qui mi sa, signori, che abbiamo finito ogni scusata possibile. Non abbiamo trovato nessuna GX, ma ho come l'impressione che in quest'ultimo pacchetto ne troveremo una. Non so, me lo sento. Jigglypuff, Eevee, Caterpie, Paras, Ekans, Energia Buio, Scyther, Tenacia di Brock. Ma qui c'è un'altra carta bella invece. Graveler, Weezing. Allora, vediamo un po'. C'è una zampa. Un'altra shiny. Cioè, questo recupera tutte le... Non potete dirmi niente perché recupera tutte le sfighe precedenti che non ho trovato niente. In blister, 36 bustine, non abbiamo trovato niente. Quindi basta, non insultatemi. Non lo accetto. Weezing e... Voilà! Lucario GX, bellissimo, shiny, tutto dorato. Signori, cioè, io non ho parole. Dopo aver trovato la carta senza nessuna figura sopra, come carta promo, e non sostituiva niente, era nascosta dietro un'altra carta, quindi non si poteva vedere cosa c'era dietro. E questo... Non ho parole. Guardate qui.
in 7 bustine, signori. Guardate qua. Più tutte queste qui, chiaramente, che sono garantite. E se andate a darvi un occhio veloce, hanno già un grande valore. Bene, detto questo, noi ci salutiamo. Grazie per averci seguito e al prossimo video da The King of Games. Ciao! Mi raccomando, iscrivetevi al canale e non perdetevi i nostri prossimi video. The King of Games, il re dei giochi.